La Regione Calabria sta portando avanti una serie di incontri volti a illustrare le tante politiche messe in atto in tema di programmazione e gestione del territorio. L'ultimo incontro in ordine di tempo ha coinvolto il Tirreno Cosentino, dove nel corso di una nutrita assemblea sono state illustrate tutte le opportunità offerte dai fondi strutturali 2014-2020. Abbiamo incontrato i sindaci, gli imprenditori, i cittadini, le forze sociali. Abbiamo fatto il punto sulla programmazione perché insomma, abbiamo notato un difetto di comunicazione. Abbiamo spiegato di come sia cambiata, sia stata rivoluzionata la programmazione, siano state snellite le procedure. Abbiamo indicato ai cittadini i bandi che sono stati già pubblicati, quello che faremo, insomma, la massa di finanziamenti che arriveranno in Calabria all'incirca 6-7 miliardi di euro, con una riduzione delle misure che rendono più agevole il lavoro dei sindaci e degli imprenditori. È stata un'assemblea civica di cittadinanza attiva che vogliamo proseguire come metodo di lavoro. Noi abbiamo bisogno di definire in coerenza con la programmazione regionale una progettualità che sia coerente, che sia appunto capace di incidere nelle condizioni dello sviluppo locale e territoriale. Per questo la sinergia tra sindaci, tra comuni, tra forze sociali per definire obiettivi che possano avere un impatto e una implicazione positiva nell'alimentazione di circuiti virtuosi di sviluppo possa essere scelta come strada maestra sulla quale agire. Il cambio di passo, ma anche il cambio di approccio di cui abbiamo bisogno è proprio questo.